Amici di Udinese TV, mettetevi comodi comodi che oggi vi racconteremo una nuova puntata di In Comune. Siamo a Cervignano. Caro Sindaco, intanto la ringraziamo per averci aperto le porte del capoluogo della Bassa Friulana con i suoi 14.000 abitanti circa. Parliamo di Cervignano. Cos'è Cervignano per lei? Ah, Cervignano è il luogo dove io sono nato, dove sono nati i miei figli, il luogo dove penso di consumare la mia vita. E quindi è un luogo in cui io credo, una comunità bella, attiva. E, insomma, un posto dove si sta bene, io credo, e dove io penso che tutti stiano abbastanza bene. Venendo oggi a Cervignano abbiamo visto Piazza Indipendenza molto attiva, abbiamo visto che ormai il mondo è partito. Io so che siete molto attivi anche con le varie associazioni qui a Cervignano. Guarda, il mondo associativo è un po' una caratteristica della nostra regione, ma io devo dire che sono assolutamente orgoglioso delle associazioni di Cervignano, perché hanno la caratteristica di rispondere sempre sì. Quando io ho bisogno di qualcosa, non da ultimo, noi abbiamo da poco, da qualche settimana, riaperto i mercati. Ebbene, c'erano delle regole molto importanti da seguire e quindi c'era bisogno di volontari. E loro, quando io ho chiamato l'associazione, hanno detto sì, ci sono. Così come i volontari della Protezione Civile, i volontari civici. È un mondo associativo molto, molto, molto importante, molto coinvolto nella vita della comunità, anche e soprattutto dal punto di vista culturale. E quindi è un valore sicuramente aggiunto che noi coltiviamo e, con molta attenzione, con molta attenzione, con molto riguardo e anche con molta riconoscenza. Allora Salvatore, intanto ti ringraziamo per averci aperto le porte di questo fantastico negozio locato a Cervignano in via Roma numero 87. Come nasce questa idea, come nasce questa passione per la lottica? Vabbè, passione diciamo tradizione di famiglia, perché mio papà era un ottico dal 49, avevamo negozi giù centro città a Napoli, io sono originario napoletano, passione, studi. Da quanti anni vivi a Cervignano? 15 anni. Mi trovo molto bene in questa cittadina, bel posto, tranquillo. Naturalmente il tuo lavoro è essere un po' il professionista dello sguardo delle persone, ma cosa ricercano le persone quando vengono in questo negozio? Innanzitutto sì, professionista dello sguardo sì, perché mi ritengo un ottico, un optometrista, quindi penso di poter dire la mia. Oltretutto, oltre a avere consigli per come devono vedere, quindi al meglio, ma anche qualche consiglio estetico che non guasta mai, anche perché oggigiorno l'occhiale non è più un discorso di, diciamo, solo di vedere bene, ma è diventato anche un discorso di moda, di estetica. Quali sono i servizi che dai nel tuo negozio? Come ottica completa a livello di misurazioni, io effettuo misurazioni della vista computerizzata, contattologia, scelta degli occhiali, oltre 500 occhiali in negozio, quindi tanti marchi. Quindi che parliamo di occhiali che possono essere, diciamo, alla moda, quindi di tendenza, ma anche cose classiche per signore e per signori. Nel tuo negozio abbiamo visto tante griff, ma abbiamo visto anche delle pareti con il Made in Italy. Certamente, io lavoro tanto con Made in Italy, soprattutto occhialeria prodotta in Cadore, dove siamo un'eccellenza non solo a livello nazionale, ma penso mondiale. Quindi affidandoti a scelte ponderate e marchi di qualità, riusciamo ad ottenere qualche risultato. So che questo mondo è in continua evoluzione, anche quando si parla di lenti. Certo, oggigiorno parliamo di lenti che prima era impensabile portare delle correzioni alte su occhiali grandi, ad esempio. Adesso con le tecnologie che ci sono, anche gli spessori delle lenti tendono a diminuire e quindi ci si può lavorare bene anche con alte ammetropie, possiamo effettuare degli ottimi lavori. Salvatore, cos'è che ti piace del tuo lavoro? Tutto indistintamente, anche consigliare. Mi piace vedere le persone anche per strada con occhiali che hanno preso nel mio negozio, quindi in un certo senso mi piace dare un qualcosa alle persone, anche un consiglio, un qualcosa, quindi vederle con gli occhiali scelti nel mio negozio vuol dire che sono riuscito nel mio intento, diciamo così. Caro Salvatore, un aggettivo per descrivere la città di Cervignano?
È un luogo abbastanza tranquillo, tanti bei negozi, ma veramente negozi anche che trattano cose che possiamo trovare nelle grandi città o nei centri commerciali. Quindi io penso che è un centro che possa attirare ancora tante persone. Bisognerebbe fare ancora di più, però. Caro Salvatore, ricordaci le tue giornate d'apertura e gli orari. Allora, dal martedì al sabato 9.30 12.30, orario pomeridiano 15.30 19.30, domenica lunedì chiusura. Amici di Udinese TV, abbiamo conosciuto anche Salvatore. Mi raccomando, venite a Cervignano, venite a trovarlo perché è un professionista dello sguardo. E adesso rimanete con noi. Ringraziamo per averci aperto le porte della vostra palestra e dell'accoglienza veramente familiare. Bene, grazie a voi per essere venuti e per darci questa buona possibilità anche di farci conoscere e far conoscere la nostra palestra. Come nasce la passione per la palestra, per il fitness e per il benessere? Ma allora, nel mio caso ho fatto un percorso fin da piccola. Ho incominciato all'inizio con sport, i classici sport. Prima la ginnastica artistica, danza moderna. Poi comunque io ho anche la fortuna di avere un babbo che a tuttora, a 70 anni, fa ancora gare di salto in lungo ed è stato campione regionale del salto in lungo. Quindi rimaniamo sempre in ambito sportivo. E poi ho continuato a studiare con scuole francesi, in particolar modo la Couturier, che lavorava proprio di psicomotricità. E poi ho continuato a studiare e mi sono specializzata nel fitness e ho continuato a studiare per quello. Vi facciamo i complimenti per gli spazi di questa fantastica palestra e poi anche dall'impostazione delle sale. Noi ci teniamo molto a questo perché, conoscendo le esigenze anche delle persone di avere degli spazi, di non avere macchinari ammassati, oltre al lato estetico anche al lato funzionale. Quali sono i servizi che date in questa palestra? Facciamo preparazioni per chi vuole fare dimagrimento, potenziamento, preparazioni anche ad altri sport eventualmente, chi vuole costruirsi la massa muscolare. Poi abbiamo diversi corsi anche di tonificazione, di discipline musicali, perché invece magari un po' le ragazze che piace di più ballare con la musica, queste cose qui. Abbiamo anche corsi più funzionali tipo il Pilates, ginnastica posturale, abbiamo la box, spaziamo in diverse discipline. Molto interessante anche il Pilates, che è una disciplina per il benessere psicofisico, però è molto molto tecnica. Allora, è molto tecnica ed è importante anche fare una scelta specifica. Nel mio caso, quando ho deciso di prendere il diploma, un diploma statale con la Michael King School, che è quella di Londra, l'ho fatto perché era la metodologia che si avvicinava il più possibile al metodo originale, perché anche questa cosa è una cosa molto importante, in quanto in Italia esistono tante scuole, però molte si discostano da quella che era la metodologia originale del Pilates. Caro Massimo, adesso raccontaci un attimino i tuoi trascorsi. Sappiamo che sei un ex campione italiano di... Di bodybuilding, altezza peso. Sì, nel 2002 ho vinto i campionati italiani, è stato un grandissimo successo anche perché in quegli anni i palchi erano molto frequentati, quindi ho combattuto con tantissima gente, si parla di 26 atleti, quindi è stata una bella conquista. Quanto importante è l'alimentazione? L'alimentazione occupa quasi l'80% di tutti i sacrifici, perché ovviamente è quella che ti fa vedere in maniera più diretta e più veloce il risultato. Senti, caro Massimo, si avvicina l'estate, quindi c'è la famosa prova costume. Però che messaggio vogliamo dare alle persone che ci stanno guardando in questo momento? Possiamo dirgli che la palestra non deve essere moda? Assolutamente no, la base non è una moda, ma deve essere uno stile di vita. Perché chiaramente bisogna stare bene col proprio corpo, al di là anche del lato proprio estetico, però avere uno stile di vita sano, un'alimentazione curata e comunque dell'esercizio fisico fa bene per tantissime cose. Poi, se viene anche lato estetico, ben venga, insomma, faremo una bella prova costume. Quando è che siete aperti o che orari fate? Allora, noi siamo aperti dal lunedì al sabato, gli orari sono dalle 9 alle 9 e mezza di sera fino al giovedì, il venerdì dalle 9, 8 e 30, invece il sabato, diciamo, seguiamo un po' l'andamento dell'orario estivo e orario invernale, l'estivo è dalle 9 alle 2 e l'invernale è dalle 9 alle 4. Un aggettivo per descrivere la città di Cervignano? Sicuramente molto varia. E
raccomando, non cambiate canale, se no mi arrabbio. Caro assessore, intanto è un piacere essere oggi a Cervignano, una città veramente ospitale. Cosa possiamo dire ai suoi commercianti? Coraggio, sicuramente coraggio. Abbiamo vissuto insieme questo duro momento, condividendo le difficoltà passo a passo e condividendo anche le piccole gioie, perché comunque ricominciare è stato importante per riattivare proprio il tessuto economico della nostra città. E per riattivare questo tessuto siamo in questa fantastica piazza, siamo in Piazza Indipendenza, in questo giardino che verrà valorizzato per tutta l'estate. Sì, questa è stata la nostra volontà. Da subito abbiamo dato la possibilità di utilizzarlo all'attività, gli esercenti, ecco, bar o ristoranti che avevano la necessità di trovare degli spazi ulteriori e quindi sopperire a tutte le restrizioni che le linee guida per le loro attività portano, e quindi che utilizzino questa piazza al meglio per poterla far vivere innanzitutto e per poter lavorare in sicurezza. Ma ci dica la verità, qual è il segreto di quest'unione tra commercianti? Allora, ci sono alti e bassi, bisogna essere onesti. E secondo me l'unione sta un po' nella una grossa percentuale di commercianti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia di condividere anche nelle difficoltà delle prospettive più piacevoli, più ampie, persone coraggiose che veramente in questo momento stanno mettendo molto di loro. E abbiamo un'associazione commercianti, si chiama Varied Eventuali, che da sempre cerca di fare squadra, perché fare insieme, oltre che più bello, è meglio. Quindi ovviamente questa associazione è molto vicina all'amministrazione e io sono grata a loro, perché fare associazionismo al giorno d'oggi non è assolutamente semplice, e mettere insieme molte tipologie di attività differenti che vanno dall'esercizio tipo bar al commerciante d'abbigliamento piuttosto che il piccolo ristorante, non è assolutamente facile. C'è voglia di rimettersi in gioco e di portare la gente a Cervignano e di far vivere Cervignano. L'importante appunto è vivere piccoli negozi di paese perché possa vivere la città. Cara Cristina, intanto ci aspettavate, antica Osteria Italia qui a Cervignano. Quando nasce questo ambiente? L'ambiente nasce nel 1919, nasce come albergo e ristorante. Qui venivano le squadre che giocavano contro l'Udinese e la Triestina, quindi Serie A, quindi Milan, Inter, Juventus. Questa osteria ha oltre 100 anni di storia, voi da quanto tempo la gestite? Noi siamo arrivati qua nel 2019, a novembre, abbiamo inaugurato, con il punto inaugurando anche il centenario del locale. Fate dei pranzetti molto interessanti, pranzi veloci e dentro pranzi anche molto più conviviali oltre che le cene. Certo, sia quello che quello. Abbiamo creato poi questi pannelli divisori che vengono apprezzati anche per la loro privacy, oltre che per il Covid-19. Qual è il piatto invece che a te piace proporre tanto? Proporre al pubblico, a me piacciono i salumi perché io sono un amante, il lardo, proprio il lardo, il crostino con il lardo, vanno matti tutti qua, oppure i pasticci, le lasagne, io amo la zuppa, quindi per me le zuppe sono fenomenali. E per quelli come me che amano anche i dolci, mi dicono che Michele è molto bravo anche sui dolcetti. Qua si cambia settimanalmente tutto il menù, compresi i dolci. Questa settimana abbiamo un tiramisù al Baileys e poi la sua torta al cioccolato è una cosa, il must proprio. La gente viene qua per mangiare la sua torta al cioccolato. Caro Michele, finalmente ti conosciamo, un menù ricco di tradizione, passione e anche innovazione, e poi rigorosamente friulano. Soprattutto passione e tradizione, ma la passione è la cosa numero uno, se no non vai avanti. E invece qual è il segreto del tuo pasticcio che è molto molto gettonato? Come la faceva la mamma, deve essere ricco, pieno. Invece questo piatto che rappresenta praticamente l'Italia? Qua ho voluto prendere perché per me la cucina è italiana, non solo friulana. No? Friulana sì, siamo qua, io ci tengo, però è anche ci devi dare la possibilità ad altre persone. Dunque ci ho messo una burattina con una pasta fredda, l'olivina, il pomodoro e il basilico fresco colto da fuori. Poi facciamo anche altri piatti come i chalsons li faccio io a mano. Tu hai creato con le tue manine un ciringhito qui all'esterno del locale, anche perché avete, certo, uno spazio esterno interessante. Certo.
Sì, ho costruito piano piano durante l'inverno una zona con una pedana in legno e un mobile sopra che uso come servizio, banco bar. Ho messo delle tende e abbiamo, diciamo, ho creato un'altra area fuori del locale per poter avere più gente, perché all'esterno la gente sta bene. Un'area veramente comoda e molto conviviale, ma conviviale veramente questo ambiente. Quando è aperto? È aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato per pranzo, alla cena il venerdì e il sabato e durante la settimana a richiesta. Un aggettivo per descrivere il comune di Cervignano? Bella domanda questa. Comunque dico che Cervignano ha tanta potenzialità. Io ci credo in Cervignano perché sono molti anni che vivo, sto bene con tutti, veramente con tutti, e devo dire che è una bella città, piena di risorse anche, se posso dire. E vedo che tutti sono uniti, perciò bene, dai. Amabile, ecco. Beh, io sono nata a Cervignano, in casa. Io proprio sono una cervignanese doc, quindi io amo Cervignano. Francesco, finalmente siamo arrivati a Cervignano, siamo in via Primo Maggio, da cui parte nel 1984 la tua storia, ce la racconti? Esattamente, nel 1984 io insieme a un ex socio abbiamo rilevato questo negozio qua, sempre Remida si chiamava, abbiamo lasciato il nome, poi nel 2000 si è liberato un negozio in via Roma, ci siamo trasferiti di là. Quindi hai suddiviso le attività con Remida, questo argento. Sì. E Remida Gioielli in via Roma. Nel 2015, avendo rilevato io la parte del mio ex socio, con me ho portato la mia famiglia, mia moglie e le figlie, quindi ho deciso di riaprire anche qua. Nel 2015 abbiamo fatto argenteria e articoli da regalo. Insomma, Diletta, una grande responsabilità, sei nel primo negozio della famiglia. È una soddisfazione. Cos'è che ti piace del tuo lavoro? Stare a contatto con la gente, mi piace poter proporre le nostre merci, ci piace scegliere anche i prodotti giusti per la nostra clientela. Sappiamo che per ogni occasione c'è il giusto gioiello, la giusta, insomma, il giusto consiglio. Esatto, a me piace consigliare in base alla persona, a chi va il gioiello, insomma. Quando siete aperti in questo negozio e che ora rifate? Siamo aperti dal martedì dalle 9:30 a mezzogiorno e mezza, dalle 4 alle 7. Un aggettivo per descrivere il tuo lavoro? Beh, sicuramente sono felice se soddisfo il cliente ed esce da qui che è felice. Quali sono i servizi che date da Remida a Gioielli? Ma 360 gradi, noi, a parte la vendita del gioiello, dell'oro, degli orologi, cambiamo le pile per esempio, facciamo le riparazioni, quello che non arrivo mando a Valenza a fare di più, realizzazioni di gioielli importanti, mi appoggio a un laboratorio di Valenza. So che tanti marchi prestigiosi, tra questi ci sono anche gli amici dell'aeronautica militare, quindi gli amici delle frecce tricolori. Sì, tantissimi anni che ho il marchio, si vende abbastanza bene, è un prodotto di nicchia, ma comunque c'è sempre chi è appassionato delle frecce. Qual è il gioiello più amato dalle donne? È il brillante, il punto luce, il solitario, poi viene la fedina, la riviera, il trilogy. Le donne preferiscono farsi regalare il gioiello o se lo comprano da sole? Diciamo che se lo vogliono far regalare, poi se proprio non è azzeccato si può sempre cambiare, insomma. Comunque. Mentre l'oggetto più amato dagli uomini? È l'orologio. Senti, io ho bisogno di una fede, sono nel posto giusto. Ma certamente, poi abbiamo una vasta scelta di fedi, parte dalla più classica, che può essere ad esempio la mantovana, famosissima perché i nostri nonni usavano questa, e quindi larga, in oro giallo, ma la fanno adesso anche in oro bianco e in oro rosé. Va tantissimo. Per i fidanzatini un po' chi la vuole gialla, chi la vuole bianca, il rosa è un ottimo compromesso. Però su di te io vedrei una cosa un po' particolare, ad esempio un bel giradito con diamanti neri, l'uomo fashion e innovativo. Guarda, del 2020. Mi hai convinto, ma ho bisogno di trovare la fidanzata? No, assolutamente.
Signora Paola, cosa le piace del suo lavoro? Io so che lei è la più creativa qui. A me piace essere non solo creativa, ma saper consigliare in modo gentile il mio cliente e renderlo felice. Amici di Udinese TV, mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati e vi ricordiamo che oggi siamo a Cervignano e ci troviamo ancora in via Roma dagli amici Remida Gioielli. E quasi quasi stavo per comprarla la fede, eh? Oh, ma ti stai dimenticando l'anello però. Ah, insomma, allora, è la verità. Forse è la volta buona che mi sposo. Non so con chi, hai qualcosa da consigliarmi? Ma se vuoi ti presento qualche amica. Beh, un pensierino quasi quasi ce lo faccio. Cervignano non può mancare il buon cibo. Sì, abbiamo dei luoghi dove si può mangiare bene, si può, ma in questo territorio è fatto di mangiare bene e di bere bene con intelligenza, con accuratezza, è una delle carte in più che secondo me noi ci possiamo giocare. E qui a Cervignano abbiamo in una frazione, la frazione di Scodovacca, e abbiamo il più antico vitigno di Refosco, il Refosco dal peduncolo rosso, e quindi a Scodovacca di Cervignano, sede anche di Promoturismo FVG, noi ogni anno nella prima settimana di settembre facciamo una festa, una bella festa che è la festa del Refosco, e contiamo, incrociamo le dita di poterla fare anche quest'anno. Siamo arrivati in Piazza Indipendenza numero 32 dall'amico Federico. Ciao Federico, come stai? Ciao, molto bene, grazie Ale. Senti, finalmente arriviamo anche nella tua Cervignano, in questo fantastico ambiente, il tuo bar che praticamente può raccontarci tante storie. L'ha fondato il papà addirittura nel 62, ecco, portiamo avanti cercando di riuscire a percorrere tante emozioni, esatto, no? Esatto, percorrere i suoi passi. Senti, come nasce la passione per il bar, Federico? Il bar, io ci sono nato. Chiaramente qua si è partiti, è una ruota che continua e ti entra dentro. Senti, quando siete aperti, in che giornate siete aperti? Questo momento tutta la settimana, dal lunedì alla domenica. Raccontiamo un pochettino questo fantastico bar, che non è solo un bar. Passiamo dalla caffetteria, agli aperitivi, alla parte serale che comunque facciamo cocktail. Abbiamo la parte dolciaria, tutte le varie tipologie sotto Natale, panettoni e tutto quello che si può trovare per fare il regalo natalizio, e altrettanto sotto Pasqua. Abbiamo gelato, anche se Cervignano ce n'è di posti che fanno gelato artigianale, però noi comunque diamo battaglia con la nostra ditta, che non è molto inferiore alle altre. E poi c'è una condivisione veramente di emozioni in questo locale, si percepisce molto la convivialità, punto forza forse di questo locale. Sì, noi cerchiamo di dare quello, di far sentire la gente a suo agio. Ce la mettiamo tutta per dare un'emozione, appunto, come dicevi tu prima, a chi entra e quando esce dice, boh, ritorniamoci. Naturalmente all'interno del locale hai tanto tanto spazio, hai anche una sala, un privé molto carino. Parlami un pochettino degli spazi però dedicati all'esterno. Ma adesso, appunto, con questo momento un po' particolare, abbiamo avuto la concessione dal comune dello spazio antistante al bar, quindi tutta la parte sotto il giardino, che è un posto molto carino e invito la gente a provarlo. Possiamo dire Bar Nova è un punto di riferimento per Cervignano e non solo, comunque dalla colazione del mattino agli aperitivi all'after dinner. Avete un bel corner anche di miscelazione per i più appassionati, magari del gin. Sì. E ci stiamo specializzando pian pianino, e l'anno scorso io e un altro ragazzo che lavora per noi, Michael, abbiamo fatto il corso Barman Base proprio per saperne di più e offrire di più alla nostra clientela. Un aggettivo per descrivere Cervignano? Appassionata. Cos'è Cervignano per te? Cos'è per me? Tutto. Federico, finalmente siamo nella vostra piazza, qui a Cervignano, in Piazza Indipendenza, una piazza veramente ricca di emozione. Sì, guarda, quest'anno devo ringraziare il nostro sindaco e l'associazione Vari Eventuali, che ci ha dato l'opportunità, come vedete, di uscire con i tavoli, e la gente, come vedi, è veramente contenta di stare qua con noi.
Siamo in Piazza Indipendenza numero 17/3. Cara Michela, intanto grazie per averci aperto le porte del tuo salone. Grazie a voi di essere venuti a trovarci. Che tipi di servizi date in questo salone? Beh, un po' tutto, dai colori e tutte le sfumature, tagli moda, facciamo anche l'uomo, facciamo le barbe che vanno adesso con le varie lunghezze. A proposito di uomini, so che questo salone lo porti avanti con un'altra persona, con un grande uomo. Con Mariano, che è mio ex marito. Caro Mariano, sei stato citato, un grande uomo insieme a una grande donna per un salone incredibile, un salone con tanta tradizione, tanta passione e tanta innovazione per i tagli dei capelli e per tutti gli scapigliati. Sì, è vero, cerchiamo di fare quanto il nostro potere per migliorare un po' tutta l'estetica, per renderci partecipi anche della bellezza delle donne, insomma, di accontentarle in tutto e per tutto. I clienti vi chiedono qualche consiglio? Sì, assolutamente. Arrivano molto spesso con delle idee abbastanza chiare, quindi con delle foto, con delle cose, e poi comunque passano attraverso noi con il nostro consiglio che diamo, insomma, per arrivare al meglio, e c'è chi si affida a noi, ovviamente. Allora Mariano, parlando con Michela, mi dice che tanti clienti vengono qua con le idee chiare, però dopo voi siete dei consiglieri, quindi magari c'è sempre il giusto consiglio che potrebbe fargli deviare l'idea iniziale. Sì, perché spesse volte, diciamo, sia l'uomo che la donna hanno una percezione di quello che vogliono non esatta, diciamo, si cerca tante volte di nascondere dei difetti ponendo il capello più o meno in una maniera piuttosto che in un'altra. Quindi si va a non valorizzare magari un volto che in effetti va fatto vedere. La nostra missione diventa proprio lì, nel fulcro, di far capire un momentino alla persona che è bella, quindi bisogna aprirsi, di conseguenza cambiare. So che siete presenti anche in diversi eventi, quindi non lavorate solamente nel vostro salone, ma lavorate anche in esterna. Sì, certo, durante i matrimoni o quando facciamo qualche servizio esterno, possono essere alcune sfilate che abbiamo fatto anche negli ambiti di altri eventi, insomma, diamo la massima disponibilità sia come orari che come giorni, quindi dai matrimoni proprio a sfilate, ecco. Per il mantenimento di un taglio, magari di un colore, di una messa in piega, ci sono dei consigli che date ai vostri clienti? Cos'è che non tocca mai fare dopo magari un bel taglio? No, beh, insomma, noi quando restituiamo la testa alle clienti, una volta fatta, diamo sempre dei consigli, ovviamente, come mantenerla, anche perché è una convenienza del cliente avere una bella testa che duri nel tempo, e anche nostra, che appunto al primo lavaggio, alla prima fonata, non sia il colore disfatto, sbiadito o il taglio che se ne va per conto suo. Cerchiamo di dare un servizio che duri nel tempo e diamo i consigli a casa come mantenerlo, ovviamente, al meglio. Quando è che siete aperti in questo salone e che orari fate? Allora, noi adesso, con un po' un ritorno alla normalità, siamo aperti dal martedì al sabato con orario molto flessibile, proprio per venire incontro un po' anche alle esigenze della clientela. Un aggettivo per descrivere la città di Cervignano? Beh, sicuramente l'unione sì, fa la forza. E i commercianti stessi in questi anni ho visto che hanno lavorato parecchio per questa città, e per dare valore a questa città che un po' negli ultimi tempi si era un po' persa, con negozi chiusi, con attività un po' perse, però si sta lavorando tutti insieme per dare un po' di valore di nuovo a questa città. Un aggettivo per descrivere gli scapigliati? Simpatici. Fantastici. Super fantastici. Amici di Udinese TV, erano anni e anni e anni che non provavo questa emozione, perché dagli scapigliati tutto è possibile, un sogno, quindi vi aspettiamo in Piazza Indipendenza a Cervignano, perché c'è speranza per tutti. Gli scapigliati! Termina la prima parte dello speciale dedicato a Cervignano. Mi raccomando, rimanete con noi e non perdetevi la seconda parte.